Bene, buon pomeriggio a tutti. Sono veramente contento questo pomeriggio perché siamo ospitati in questa splendida sala messa a disposizione dalla rete di bacino Polesine, e quindi sono veramente contento e ringrazio, concedo dei ringraziamenti doverosi. Ringrazio l'ingegner Sandro Bordin, neodirettore dell'ente di bacino. Ringrazio il relatore, l'ingegner Marco Milan, che si presta a fare questa relazione molto importante, che cade, mi sembra, proprio ad hoc rispetto ai problemi che stanno nascendo. Un ringraziamento più grande di tutti a l'ingegner Giampaolo Mina, che è l'ideatore e il direttore scientifico, diciamo, della rassegna, di questa rassegna di quattro incontri che si svolgeranno sempre in questa sala. È un'iniziativa che rientra nel progetto Radici del Contemporaneo, che vede come capofila la Fondazione Rovigo Cultura, l'ARCI è il braccio operativo, diciamo, gode del partenariato del comune di Rovigo e della provincia di Rovigo ed è sostenuto in maniera determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova di Rovigo. Penso che mi corra anche l'obbligo di ringraziare il presidente di Acque Venete, l'onorevole Cortellazzo, che anche lui ci ha aiutato con la via attraversa come Acque Venete, come sponsor di questa iniziativa. Io darei la parola adesso all'ingegner Bordin, proprio perché è il padrone di casa in questo caso. Grazie veramente a tutti voi, ci vediamo il 31 con l'ingegner Giampaolo Mina. Grazie Presidente, buonasera a tutti e benvenuti. A nome del Consiglio di Bacino Polesine, del Presidente Leonardo Raito, ho il piacere di portarvi un saluto e di ospitarvi in questa nuova sede dell'ente, una bellissima sede come potete vedere, che si contraddistingue per il particolare pregio artistico e architettonico di questa sala. Nuova sede che abbiamo inaugurato mercoledì scorso, il 22 marzo, nell'occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, appunto volendo far coincidere questo evento di inaugurazione della nuova sede dell'ente con la celebrazione di questa importante giornata. Sede che si caratterizza per appunto la presenza di questi affreschi dell'artista veneziano Giovanni Biasin, che a quanto pare ha passato nella città di Rovigo una buona parte della sua vita ed è arrivato a Rovigo proprio chiamato dal Antonio Gobatti, primo proprietario di questo palazzo. A Rovigo e non solo, quindi anche in Polesine, il Biasin ha dato il suo contributo artistico sotto forma di affreschi e dipinti che si trovano soprattutto in palazzi della città, anche nel municipio di Rovigo, la sala della prefettura, e forse l'opera più famosa che è, allora, questo è il libro che racconta appunto la storia di Giovanni Biasin a Rovigo, edito dalla Minelliana e dall'Accademia dei Concordi, che omaggiamo all'ARCI. Grazie. E riporta pubblicati a prima pagina gli affreschi di questa sala. E a metà del libro, forse l'opera più conosciuta, più importante del Biasin, che è quel rotolo di 23 metri circa, che rappresenta la veduta panoramica delle rive di Venezia viste dal bacino di San Marco, è una tempera su carta che è esposta al Palazzo Roverella, pinacoteca dell'Accademia dei Concordi. Ecco, questo solo un cenno sul valore artistico di questa magnifica sede. Sede che non solo ospita lo spazio necessario, ecco, per gli uffici dell'ente, per lo svolgimento delle attività istituzionali, ma anche ha un po' l'ambizione di diventare un luogo di incontro, un
punto di aggregazione e di studio sulle tematiche dell'acqua. Quindi sede prestigiosa nel cuore di Rovigo che ha, vuole avere un po' d'orgoglio, ecco, di raccogliere un po' gli studiosi, le istituzioni che vogliono occuparsi di acqua. Grazie all'ARCI per continuare questa reciproca collaborazione che ormai dura da qualche anno e ora cedo la parola al relatore, l'ingegner Marco Mila, e vi ringrazio. Grazie per l'invito e a me il compito di illustrare gli acquedotti, le fognature, i depuratori in Polesine. L'argomento è molto vasto, ho tre presentazioni abbastanza corpose, una per ogni settore, cercherò di condensarle visto l'ora che ho a disposizione, mi sembra. Una premessa che devo fare è su una norma del 94 che ha definito il sistema idrico integrato come l'insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue e ha definito a tempo stesso l'ambito territoriale ottimale, cosiddetto ARTO, poi diventato Consiglio di Bacino, che è quell'area geografica minima per organizzare il servizio integrato in modo economicamente efficiente. Pertanto sono state superate quelle gestioni precedenti in economia che corrispondevano spesso a territori comunali. Quali sono le finalità della legge Galli? I principi sono principalmente questi: la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future e l'utilizzo delle acque indirizzato al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico. Se pensiamo che questa norma è di 30 anni fa, sembra molto attuale vista la situazione attuale di siccità che abbiamo recentemente. Gli obiettivi pertanto sono stati favorire il superamento della frammentazione delle gestioni precedenti, garantire l'equilibrio di bilancio e individuare nella tariffa lo strumento per determinare il corrispettivo dovuto dagli utenti di fronte alle prestazioni ricevute. L'organizzazione dei servizi quindi è stata fatta per autorità, per ambiti territoriali ottimali, poi diventati consigli di bacino, che sono enti di proprietà pubblica e hanno i diritti di governo del territorio. Ad un livello inferiore ci sono i gestori operativi, in questo caso Acque Venete, per il territorio polesano. In Veneto ci sono 8 consigli di bacino. Il nostro, nell'area più a sud, comprende i comuni della provincia di Rovigo, oltre ai comuni di Castagnaro e di Cavatere. Questa invece è l'area gestita da Acque Venete, che comprende lato Polesine più una parte del lato Bacchiglione, prevalentemente comprensivo dei comuni della Bassa Padovana, più alcuni comuni dell'area vicentina che vedete a nord-ovest. Questi diversi colori sono corrispondenti ciascuno a una diversa fonte di acqua potabile. I comuni serviti da Pelene sono 108 e gli abitanti sono circa 500.000. Il territorio gestito è eterogeneo perché prevalentemente gestiamo aree di pianure alluvionali, ma abbiamo anche aree costiere del delta del Po, più aree collinari nei colli iberici e nei colli euganei, che hanno ciascune caratteristiche peculiari. Qualche numero dalla parte acquedottistica: abbiamo 12 captazioni da fiume, Adige e Po, una sorgente nei colli iberici, e 13 pozzi di acqua di falda che poi andremo a approfondire. Abbiamo 9 impianti di trattamento di acqua superficiale da Adige e Po, 6 di trattamento di acqua da pozzo, circa 7.000 km di rete, 150 serbatoi di accumulo e 80 impianti di rilancio. Nello stesso territorio le reti fognarie sono circa 2.800 km di condotte e 1.250 sollevamenti, che sono sottesi da circa 100 depuratori e 43 fossegno. Parlo prima dell'acquedotto, che dovrebbe essere un po' più interessante e meno tecnico. Ecco, riprendo la slide di prima con le varie fonti. Ho esteso un po' l'area anche di fuori del Polesine in questo caso, dove mi sembra interessante.
Una zona è fornita dalla falda di Colli Iberici, quei molteplici colori corrispondono a diversi pozzi che abbiamo. Sono piccoli, ciascuno, vedete il territorio è molto piccolo, ma sono ciascuno diverso dall'altro e vanno gestiti singolarmente. Abbiamo due pozzi anche della falda dei Colli Euganei, per capirci si tratta dei comuni di Baone e Darquale. La maggior parte però del nostro territorio è servito dai fiumi Adige e Po. Oltre ad un'importante fonte che è la falda di Camazzole, di cui vedremo bene il dettaglio successivamente. Comprende un territorio dell'area Monselicense ed Estense, quella in area blu, e da pochi anni, con molta vicinanza, è stata servita anche la zona del Delta del Po. Oltre ad alcune forniture esterne, come vedete nella zona sud c'è una piccola fornitura da parte di ERA, che ha una centrale nel comune di Ferrara. Ogni fonte ha diversi sistemi di trattamento. Ci sono le captazioni di pozzi in area collinare che hanno la sola necessità di disinfezione, cioè sono già acqua di buona qualità, viene disinfettata e distribuita all'utenza. Abbiamo una zona che, nonostante prevedi acqua da pozzo, purtroppo è stata soggetta negli ultimi anni, anzi da molti anni è stata soggetta a una contaminazione di una sostanza però trovata solo recentemente, di cui forse avete sentito parlare, i cosiddetti PFAS. Pertanto se volete anche interrompermi, chiedermi farmi delle domande specifiche su temi di interesse, interrompetemi pure. Ecco, questi pozzi che hanno avuto acqua di buona qualità, che nel 2013 però sono stati rilevati queste sostanze, oltre alla disinfezione, anzi prima, è stato installato un sistema di filtrazione su carbone attivo che consente di trattenere i PFAS e successivamente viene clorata e messa in rete. Le captazioni dal fiume Adige e dal fiume Po invece sono un po' più complesse. Per questo abbiamo postato questa slide. C'è tutto un sistema di trattamento che dal prelievo a fiume prima viene chiarificata l'acqua in un comparto dedicato, viene fatta una filtrazione su sabbia per affinare ulteriormente il processo e successivamente un ulteriore sistema di affinamento è quello a carboni attivi, non per trattenere i PFAS che non ci sono in Adige e in Po in tracce PFAS di seconda generazione, come se non ci fossero, diciamo, ma per trattenere altre sostanze antropiche. Successivamente anche questo tipo di acqua viene clorata e immessa in rete. In questo caso ci sono anche dei sottoprodotti, vedete la linea marrone, nella fase di depurazione dell'acqua, di potabilizzazione, vengono prodotti dei fanghi che poi vengono smaltiti a discarica. Abbiamo anche qualche centrale che preleva acqua dal fiume Adige e dal fiume Po, ma non direttamente dall'alveo del fiume, bensì da pozzi golenari. In questo caso il sistema è molto simile, solo che invece del sistema di chiarificazione iniziale c'è un sistema di ossidazione di acqua grezza. Questo è un po' tecnico, ma lo lasciate lo stesso. Ecco, guardando dal punto di vista geografico, com'è la distribuzione dell'acqua in Polesine? Allora, abbiamo tre centrali sul fiume Adige, a Badia Polesine, a Boara e a Cavaltare. Prelevano tutte dall'alveo del fiume. Ne abbiamo sei che prelevano acqua dal fiume Po: Castelnuovo, Chiobello, Polesella, Canalnuovo, Corbola e Pontemolo. Le tre più a ovest hanno un sistema di emungimento da pozzi golenari. Le tre più a est prelevano acqua superficiale. Forse ricordate l'anno scorso che la centrale di Pontemolo è stata, che è quella più vicina alla foce del fiume, è stata spesso su giornali e su varie riviste perché ha risentito della risalita del Curio Salino dal fiume e pertanto, non essendo progettata e realizzata per gestire acqua salata, abbiamo dovuto noleggiare un risalatore mobile per i mesi estivi.
Speriamo di non doverlo fare quest'anno perché stiamo facendo un lavoro di interconnessione di questa centrale con delle fonti più a nord, che è la fonte che vedete in verde con scritto Camazzole in alto. Questa fonte si trova presso la centrale di Carmignano di Brenta, che è una delle centrali, anzi la centrale più grossa del Veneto, produce, potrà produrre circa 1900 litri al secondo. Tenete conto che queste centrali ne producono circa 200 litri al secondo. E serve molto territorio del Basso Veneto, sia una parte della Bassa Padovana, ma soprattutto è finalizzata alla sostituzione delle fonti delle centrali del fiume Po in Polesine. In questo momento le condotte che collegano la centrale di Camazzole alle condotte di distribuzione del Polesine arrivano più o meno a Cavartare e a Rosolina. Stiamo progettando, e in parte abbiamo già realizzato, condotte che consentano di arrivare fino all'asta del Po di Venezia e così di smettere le centrali di Ponte Molo, Corbola e Canalnovo nei prossimi 5-10 anni. 5, se va bene. A livello di numeri e di percentuali, il volume immesso in rete si parla di 32 milioni di metri cubi all'anno. Vedete che il 78% in questo momento è fornito dai fiumi Adige e Po. Qui qualche numero che vado via veloce: ci sono 33 persone che gestiscono gli impianti di potabilizzazione e circa 50 addetti alla rete. Questo è un dato che ho voluto mettere lo stesso perché riguarda il numero di rotture che abbiamo sulle condotte. Sono circa 900 con rotture all'anno, altrettante rotture ce le abbiamo negli allacciamenti. Pertanto c'è un lavoro quotidiano di riparazione che impegna sia economicamente che organizzativamente l'azienda. Qui sono anche divisi per comune, vedete il comune di Rovigo è quello più grande, è quello che ha più perdite, 119 all'anno. Questi sono due esempi delle problematiche che possiamo avere nelle fonti di produzione. Questo è come si è presentato il fiume Adige nel 2018, quando c'è stata la tempesta Vaia e abbiamo dovuto sospendere l'erogazione di acqua potabile. Chi è di Rovigo, penso quasi tutti qui, si ricorderà due giorni, io me ricordo benissimo, di sofferenza di due giorni importanti. Lo stesso fiume, un anno dopo, si trova in questa situazione. Praticamente all'interno dell'alveo si vede nell'isola di sabbia. E questa è la foto dove si può vedere il nostro punto presa, questa struttura in acciaio, che appena un metro dopo ha già una lente di sabbia, per cui sarebbe quasi impossibile prelevare l'acqua da lì se non ci fosse quel canale che abbiamo formato nell'opera di presa. Ci sono altre sfide da affrontare, oltre al cambiamento climatico e alle piene e alle secche dei fiumi. E sono i cosiddetti inquinanti emergenti, quindi tutti quei prodotti di origine antropica che in qualche modo produciamo e poi scarichiamo attraverso le fognature, attraverso il nostro utilizzo. Prevalentemente sono prodotti farmaceutici, prodotti cosmetici, i composti perfluorochimici che dicevo prima, i cosiddetti PFAS, interferenti endocrini. Ci sono delle normative in evoluzione, cioè la Comunità Europea se ne sta occupando, è uscita una direttiva nel 2020 ed è di poche settimane fa il regolamento italiano che ha recepito questa direttiva, pertanto avremo dei parametri aggiuntivi da controllare e da rispettare i limiti. Con queste premesse stiamo facendo delle valutazioni, dei progetti. Con che finalità? La finalità è la sostituzione delle fonti più a rischio. Parlavamo prima dei PFAS, in questo momento stiamo trattando l'acqua con il sistema carboni attivi, ha un costo e comunque non garantisce la popolazione. Stiamo facendo un lavoro molto importante per la dismissione della fonte contaminata, cercando di attingere da altre fonti. È chiaro che bisogna fare nuovi pozzi di avvolgimento, nuove condotte di collegamento, ci vogliono anni, però una parte è già stata
dismessa della centrale di Anisano, che è quella centrale principale soggetta a premi PFAS. A maggio-giugno dovremmo anche noi con Acque Venete terminare una condotta che consentirà di fornire il territorio di Montagnana con acqua di Camartore. A tempo stesso abbiamo necessità di mantenere una pluralità delle fonti, perché il rischio che ciascuna di esse vada in sofferenza è molto elevata. Nessuno negli anni passati avrebbe mai pensato che l'Adige potesse andare in secco. Nessuno aveva mai pensato che la falda di Anisano potesse essere inquinata da una sostanza non nota. Se riusciamo ad avere più fonti e collegarle fra di loro, possiamo sopperire eventuali problematiche di ciascuna di esse. Quindi stiamo cercando di mettere in comunicazione due o più sistemi idrici per garantire l'approvvigionamento in caso di fallanza della fonte. A tempo stesso stiamo cercando di ridurre i punti di produzione idrica perché più efficienti, meno ne hai, più puoi fare investimenti, puoi fare efficientamento energetico, ambientale e anche di produzione dei rifiuti. L'obiettivo quindi per i prossimi anni sarà di mantenere le tre centrali sul fiume Adige, perché a livello qualitativo il fiume Adige ha acqua di buona qualità, e cercare di dismettere le centrali sul fiume Po, perché il fiume Po riceve tutta la pianura padana, grosse città, e quindi è potenzialmente riceve inquinanti emergenti. Alcuni li ho già trovati, poi ve li posso illustrare. Diamo prevalenza alle tre centrali di attingimento di acqua superficiale, quindi Ponte Molo, Corbola e Carannovo. Successivamente dovremmo riuscire a dismettere Occhiobello e Polesella, che prelevano però acqua sotterranea, quindi non risente di inquinamenti di anni recenti, e più a lungo nel nostro orizzonte temporale dovremmo dismettere la centrale di Castelnuovo Bariano, che ha una portata limitata ed è un po' distante dalle altre fonti. Con quello sostituiremo queste tre centrali. Come vi dicevo prima, lo sostituiremo con la fonte del Campo Pozzi di Camazzola a Carmignano di Brenta. Distante 80 km, si trova alle risorgive della Pedemontana Vicentina. È stata realizzata la condotta che vedete in blu. Quindi dalla fonte di Camazzola sono state posate queste condotte di 800-1200 mm di diametro. Arrivano pertanto al nostro territorio il comune di Cavaltre e il comune di Rosolino. Stiamo progettando altre condotte per arrivare, quindi dicevo, più a sud, questa che vedete qui. Questa è una fonte che servirà, che serve e servirà a noi ed altri gestori come Veritas o Acelas APS, che gestiscono il territorio della Bassa Padovana o di Chioggia, che risentono delle stesse nostre problematiche, risalite del cuneo salino e problematiche sulle eventi di tira di fiume. Ecco, questa è la foto del Campo Pozzi di Camazzola, che è un'oasi rispetto alle nostre centrali di potabilizzazione. Questi saranno i comuni che contiamo di servire quando andrà a regime tutto il sistema di produzione. Quindi tutta la zona del Delta del Po dovrebbe avere acqua di ottima qualità derivante da Camazzola. Nelle tre centrali di Badia, Boara e Cavaltre, quindi, che rimarranno, avremo da affrontare delle problematiche che abbiamo già visto, che abbiamo già affrontato, quindi eventi estremi di torbidità, gli inquinanti emergenti, siano che essi chimici o biologici, cercando di migliorare le performance dei nostri filtri a carbone. Su tutte e tre le centrali stiamo già facendo degli investimenti importanti e ne stiamo progettando degli altri. Un'altra cosa importante da dire è molto teorica ed è il cosiddetto piano di sicurezza dell'acqua. Cioè, rispetto al passato si sta cercando di prevenire eventuali rischi valutando quali possono essere i rischi che si presenteranno in futuro. Una specie di qualità, certificazione di qualità dell'acqua.
Allora, strategie di intervento, dicevo prima, sono i rinnovi e gli efficientamenti impiantistici delle strutture esistenti, siano esse civili, elettromeccaniche, impianti elettrici e sostituzione condotte. Il settore idrico necessita di tanti investimenti perché le strutture sono molteplici e invecchiano facilmente. Stiamo facendo degli studi anche per ricercare le perdite sulla rete idrica. Le nostre percentuali di perdita, do un valore ma dopo devo spiegarlo, sembra elevato, un 35% di perdita, se sentite i giornalisti che parlano anche a livello nazionale, è un valore che è importante, sentito così, 35%, però andrebbe valutato rispetto alla lunghezza delle nostre condotte, perché per capire se veramente le condotte perdono e sono ammalorate, bisogna valutare anche la loro lunghezza, perché se perdiamo la stessa quantità di acqua in pochi chilometri vuol dire che la rete non è messa bene. Se la stessa quantità viene persa in molti chilometri, bisogna fare delle valutazioni sullo stato della condotta stessa. Il Polesine non è molto fortunato perché ha una densità territoriale molto limitata e invece ha un'estensione importante e quindi stiamo cercando di fare delle valutazioni sulla nostra infrastruttura per ottimizzare le sostituzioni in funzione delle loro perdite. Abbiamo subito un paio di eventi di crisi, vi dicevo prima, abbiamo cercato di fare delle azioni correttive immediate e degli investimenti a breve e a lungo termine. Ad esempio, vi dicevo prima, il ritrovamento dei PFAS a Madonna di Donigo, 2013 a luglio, ad agosto abbiamo installato velocemente dei filtri a carbone attivo. Da allora stiamo sostituendo queste masse filtranti perché trattengono le sostanze, ma dopo vari mesi devono essere sostituite perché non sono più efficaci. E poi, scusate, sostituiremo la fonte di alimentazione. Abbiamo trovato nel 2019 un PFAS di seconda generazione, chiamalo così, si chiama C6O4. Non sappiamo molto di questo inquinante, però abbiamo provveduto comunque alla sostituzione delle masse filtranti già esistenti nelle centrali, così da trattenere anche questo composto. Quindi è diventato il nostro driver per la sostituzione dei carboni, che prima venivano sostituiti per altre logiche. Da quando abbiamo trovato questo sistema, in via precauzionale, lo tratteniamo comunque e cambiamo le masse filtranti all'esaurirsi della loro capacità di efficienza. È chiaro che a lungo termine anche lì cercheremo di sostituire la fonte di alimentazione. L'altro evento è stata la piena dell'Adige del 2018, è stata quell'interruzione temporanea che vi dicevo, e stiamo su tutti e tre i nostri impianti, quindi Badia, Guara e Cavartole, facendo dei lavori per riuscire a reggere eventuali successivi eventi di piena, perché adesso sono 2 anni che abbiamo siccità, ma non è detto che non si ripresenti un evento di piena come quello dell'ottobre 2018. Poi ho un paio di foto che vi posso mostrare. Questa è la sintesi di quello che vi ho detto prima, e questi investimenti portano circa 80 milioni di investimenti, di cui 60 solo per la parte acquedottistica nel triennio 2020-2023. L'anno scorso ho il dato complessivo con il Bacchiglione, abbiamo dovuto fare circa 40 milioni e siamo riusciti a realizzarli quasi tutti, o tutti anche, forse un paio di milioni in più. E questa è la parte delle domande, poi passerei alla parte eventualmente almeno della fumatura e depurazione. Se volete... Sì, ho messo le foto. No, dopo le foto. Volevo chiederti una cosa, ma c'è un'acqua più buona o un'acqua più buona? Cioè quella che viene dalla montagna è più buona? Sì, quella che viene dalla montagna è quella più buona, infatti non viene trattata, quindi l'acqua di ottima qualità. Viene solo clorata per garantire la potabilità dalla fonte alla distribuzione, anche i chilometri sono di condotta sono molti, ma uno potrebbe al punto anche berla direttamente. Intanto lo chiamava il master plan, cioè l'idea della grande condotta che veniva dalle valli. E non era parallela all'autostrada Padova-Rovigo.
Allora, invece adesso ho visto che va a finire a Cavazza. Allora, sì, allora è il giorno giusto perché il master plan ha l'acronimo MOSAD, modello strutturale del Veneto. Di questo la parte orientale si chiama SADEC, che è la parte che è stata già realizzata. La parte invece del Veneto centrale non è stata realizzata ancora e non è nemmeno in progettazione, perché è stata data priorità adesso alla parte orientale. Pareva che fosse proprio realizzata, invece avevano messo giù dei grandi tubi. Allora, ti mostro il disegno. A fianco dell'autostrada. Sì, lo stiamo facendo anche la foto. Allora, questa no. Faccio una domanda a Giuseppe Paolo. Il grosso di lavori di acquedotti e fognature, in Polesine, non attraverso una progettazione generale tipo un master plan, ma è stata fatta negli anni 80. Allora, proprio ogni comune cercava di fare la propria fognatura, il proprio depuratore. Dopo ti do la fine. Comunque, quella condotta Camazzole e Cavardare è parte di questo modello che è stato inizialmente progettato dalla Regione Veneto all'inizio degli anni 2000, forse anche prima, più ci sono nel 2000, quindi so che più o meno è nel 2000. È stata poi realizzata da una società di scopo della Regione Veneto, che è Veneto Acque, e noi l'abbiamo acquistata da 2 anni. Quello che forse fa riferimento a lei è l'autostrada Rovigo-Ferrara. Sì. Questo è uno degli interventi che stiamo realizzando, poi vi mostro anche una foto, che serve a dismettere la centrale di Occhiobello che è qua sotto. La centrale di Occhiobello però viene dismessa perché non è efficiente come centrale, ma viene fornita dall'acqua che produciamo a Vescovana o a Bora Pisani, quindi acqua del fiume Polesine. Quindi acqua di fiume Adige, perché non è stata realizzata invece la condotta a nord che doveva collegare, diciamo, Padova con Rovigo, perché è stata data priorità alla parte del Tischia e adesso la parte orientale che ha subito la contaminazione PFAS. 10 anni fa, io non ce l'ho ancora, credo sia stata 5, non mi ricordo, è stata posata questa condotta rossa fino a Villa Marzana. Stiamo realizzando adesso, vi mostro le foto, sono interessanti, questa condotta Villa Marzana Occhiobello, contiamo di finirla per fine anno. È uno dei lavori più importanti che abbiamo. Sulle mani domande, noi che acqua abbiamo? Arrigo? Sì. Arrigo o Ah, diciamo. Guarda, no, non viene da Paolo. No, viene... Ho sentito dire qualche anno fa che non viene più dal posto, dall'Adige, ma viene, si sfrutta quella sorgente che c'è. La sorgente verrà... per la parte del Tica, quindi da Adige poi Gialli adesso è servita dalla fonte di Camazzole, anche Porto Viro, anche Rosolina. Infatti io ho trovato diversa l'acqua di Rovigo e Rosolina. Ma sì, io lavoro con Selice e si sente la differenza dall'acqua di Selice, che è la stessa che c'è poi lì a Camazzole. L'acqua che deriva comunque dal sistema di trattamento si sente anche a gusto, che è diversa dall'acqua di Falda. Probabilmente nei futuri 10-20 anni arriveremo ad averla anche qui. In questo momento non è la priorità perché l'Adige, ripeto, non è poi così male, essendo anche pensile da Verona e avendo a monte il Trentino Alto Adige, che comunque è una regione ambientalmente evoluta. Posso aggiungere una nota io riguardo al master plan di cui parlava prima, master plan generale della Regione Veneto. Come enti d'ambito, consigli di bacino della regione, stiamo lavorando tutti in sinergia e un po' dando il supporto anche tecnico alla regione per aggiornare questo master plan. Ormai sono passati 20 anni e più da quando è stato concepito e quindi serve anche alla luce degli attuali eventi, dei cambiamenti climatici, bisogna aggiornare la pianificazione dal punto di vista dei fabbisogni idrici dei territori e delle infrastrutture necessarie, quindi individuare anche eventualmente nuove fonti e trovare soluzioni adeguate alle problematiche di oggi. Quindi ecco, stiamo lavorando sul medio e lungo periodo per trovare queste soluzioni importanti ai problemi attuali.
hanno un impatto economico, questa condotta costa 10 milioni di euro. Tanto per capire, vi mostro l'altra, che stiamo, questa la stiamo realizzando, questa la stiamo progettando, si vede che è la condotta che da Rosolina, quindi qua si vede, da Rosolina arriva fino al Po di Levante a Porto Viro. Questa è la condotta, quindi prende partenza da questo punto dove arriva già la condotta di Tamazzore, dicevamo prima, sono più di 10 km e arriva a est della Romagna e si collega alla nostra rete già esistente. Questo altro lavoro l'abbiamo mandato ieri, è 12 milioni e mezzo di euro. Consentirà di dismettere definitivamente una o due centrali, sicuramente una, probabilmente addirittura due. Dovremo vedere un attimo di funzionamento. Visto che ci sono, vi mostro anche un altro disegno, che è l'attraversamento del Po di Venezia in località Ponte Molo. Questo è un lavoro che abbiamo progettato, appaltato e stiamo iniziando i lavori in questi giorni, sono iniziati gli cantieramenti. Viene eseguito attraverso una trivellazione sotto il fiume che collega una nostra condotta esistente in questo punto con la centrale. Qui siamo a lavoro da poco, però vi mostro il profilo. Eccolo qua. Quindi questo è il fiume Po, quindi da argine ad argine. E questa è la nostra condotta che viene posata con un sistema di trivellazione sotto il fiume, quindi senza scavo, attraverso una macchina perforatrice e alesatrice del terreno, a 20 metri sotto il fiume. Quindi viene inserita la condotta qua sotto e esce dall'altra parte con macchine sofisticate. Aggiungo una nota, questo è un intervento, un'opera che era già all'interno di un piano di opere strategiche della nostra pianificazione d'ambito, però l'anno scorso, appunto in occasione degli eventi della prolungata siccità, siamo riusciti ad inserirla nel piano emergenziale della Regione Veneto, quindi finanziato a parte con quei fondi e devo dire ha alleggerito un po' il piano economico finanziario sostenuto dalla nostra tariffa e ha il vantaggio, essendo appunto inserito in questo piano emergenziale, di avere una via preferenziale dal punto di vista della tempistica, delle procedure autorizzative molto più veloce rispetto a quelle che sono le normali procedure autorizzative ed esecutive, insomma, delle opere pubbliche in Italia. È in fase di esecuzione e si confida, ecco, che possa essere entrare in funzione all'inizio della stagione estiva. Che tipo di tubazioni sono? Allora, ci sono due tubazioni, giustamente in acciaio, c'è un controtubo e un tubo all'interno. Il controtubo è in acciaio, all'interno c'è la condotta in ghisa, all'interno della condotta passa l'acqua. Ovviamente c'è la prescrizione su tutti questi tipi di attraversamenti, siano di fiume, siano di strade, di avere due tubazioni, che se si dovessero rompere possiamo spiarle e ritirarle. Il diametro è un 500 la tubazione in acciaio e un 300 quella in ghisa. Per 60 litri a secondo. Fognature. Fognature? Poco fognature. Andiamo in diminuzione perché penso che siano sempre più interessanti, cioè quel dosso più interessante, quella fognatura. Ok, le fognature, anche qui devo fare un minimo di premessa teorica e vi parlo dell'agglomerato che è la base delle fognature. L'agglomerato è quell'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile sia tecnicamente che economicamente la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è un tessuto urbano densamente abitato ha senso gli venga fornita la fognatura, viceversa delle case sparse è meglio prevedere un sistema di trattamento privato per cui il costo e il beneficio ambientale sarebbe non importante.
diciamo quindi che l'agglomerato potrebbe essere visto come un sottoinsieme del comune. Nel nostro caso, ho fatto un esempio, questi sono gli agglomerati vicino a Rovigo. Non è detto che corrispondano al comune, ad esempio Lembinale e Villanova del Ghembo sono nello stesso agglomerato, perché all'epoca si era pensato di concentrare un unico depuratore per entrambi. Il resto, più o meno, in Polesine corrisponde ai comuni, un sottoinsieme dei comuni. Ecco, l'obiettivo a livello comunitario è servire l'agglomerato almeno per il 90% di fognatura. Poi vediamo come siamo messi. Cosa vuol dire? Questo è un nostro gestionale che ha la georeferenziazione di tutte le utenze. Le utenze con i triangolini neri sono le utenze servite dall'acquedotto e non dalla fognatura. I cerchi invece verdi sono le utenze servite da entrambi, cioè sia acquedotto che fognatura. Come vedete, l'area è quell'area disegnata in rosa. Pertanto il nostro obiettivo è dotare di puntini verdi, quindi anche di fognatura, tutti gli utenti all'interno di quell'area verde e non quelli al di fuori. C'è qualche errore evidente di geografico, di geolocalizzazione, è abbastanza nuovo questo lavoro, però ci serve per capire e mappare il nostro stato dell'arte e progettare i prossimi investimenti. Quindi il tasso di collettamento che dicevo prima, che deve essere superiore al 90%, non oggi ma fra vari anni, l'obiettivo è quello, è determinato dal numero di utenze abbiamo sbagliato fognarie diviso il numero di utenze idriche. Che percentuali abbiamo nel Polesine? Occhio Bello, che è quello più elevato, 98, Polesine 97, Rovigo 96. Quindi negli anni passati sono già state eseguite molte fognature rispetto alle necessità. Cioè, questo era quello che dicevi, perché non mi ricordavo se facevano fognarie, sono state finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Proprio ogni anno il comune aveva un fondo per darci le fognature. Abbiamo una situazione peggiore nel territorio padovano come percentuale di collettamento. E come siamo messi in Veneto? Ecco, qui abbiamo diviso per taglia di abitante equivalente, diciamo di abitante utente civile di acquedotto. Quindi non so, questi sono agglomerati che corrispondono ai comuni: 2.000, 10.000 un comune piccolo, 10.000, 100.000 grande, 100.000. In Italia in Veneto sono pochi, perché ci dà priorità agli agglomerati più grandi, quindi la norma ti dice dai priorità prima agli agglomerati sopra i 100.000, poi sopra i 10, poi sopra i 2. Fra poco ci chiederanno di estendere le fognature anche ad agglomerati sopra i 1.000. Le percentuali in Veneto sono buone, sono superiori all'80%, ben oltre i 90% sugli agglomerati sopra i 100.000. Come siamo messi in Polesine? In Polesine non abbiamo agglomerati sopra i 100.000, comunque sopra i 10 siamo già superiori ai 90 e sopra i 2.000 siamo già superiori agli 80. Questo è poi il nostro file di statistiche in cui abbiamo tutte le percentuali per i comuni, e quelli in giallo sono quelli che hanno una percentuale inferiore e sui quali cercheremo di investire prossimamente. Però questo ve la faccio vedere. E invece un altro tema importante potrebbe essere legato alle precipitazioni piovose. Anche qui, un minimo di teoria. Il sistema fognario può essere diviso in due tipologie. Una rete fognaria cosiddetta separata, cioè costituita da due canalizzazioni. Una che raccoglie le acque meteoriche di diravamento, e l'altra, quindi per piogge, e l'altra di vita al convogliamento delle acque reflue delle abitazioni, quindi la separata. In alcuni casi, e molto spesso in Polesine, la fognatura è mista, cioè la canalizzazione unica riceve sia le acque derivanti dalle case che le acque derivanti dalle strade, dalla pioggia, dalle canitorie. Il disegno, forse si capisce meglio nella descrizione, quindi nel caso di più diverse canalizzazioni l'acqua di pioggia
viene convogliata in un'unica condotta e le acque nere dei cucini, delle biologiche, delle nostre cucine vanno in una condotta diversa. Quando invece mista, va in un'unica condotta. Qui lo dico, è quasi tutto misto. Questo è un esempio dove uno dei nostri comuni ha un po' di mista e un po' di separata. Dove ci sono le condotte miste non è possibile mantenere tutta l'acqua di pioggia all'interno delle condotte perché devono essere dimensionate eventi importanti e poi arrivare al depuratore che non andrebbe neanche molto bene perché sarebbe un variabile. Pertanto le soluzioni tecniche sono state quelle di dotare le reti di sistemi di sfiolo dell'acqua che entrano in funzione quando piove abbondantemente, se dico quanto. Il sistema semplice è quando la condotta è mista, arriva l'acqua, se non piove va direttamente al depuratore, se piove sopra una certa quantità è diluita e possiamo sfiorarla sui canali. Quanto diluita? 5 volte si dice la portata secca se lo sfioratore è all'interno della rete, se è all'interno o poco prima del depuratore per evitare di sovradimensionarlo, può sfiorare 3 o 2 volte insomma, la sua portata. Vi faccio vedere questo, è uno sfioratore di piena che è andato in funzione. Chiaro che una portata di questo tipo è ingestibile su una condotta fognaria comunale piuttosto che depuratore. Ecco, quindi diciamo con questa premessa dobbiamo ragionare adesso sulle precipitazioni, perché le fognature separate non sono chiaramente un problema, ma le fognature miste iniziano ad essere. Perché? Perché le precipitazioni stanno cambiando rispetto ad una volta. L'intensità di precipitazione soprattutto, perché a parte di 2 anni sembra che comunque il totale delle piogge annue sia costante come numero ripeto una volta, ma l'intensità è totalmente diversa, quindi per molto tempo non piove e improvvisamente richiamano tutte bombe d'acqua, viene un evento estremo. Aiuto tempo di ritorno. Ad esempio anche a livello geografico è una cosa interessante, questo è il comune di Rovigo nell'evento del 2018. Vedete l'intensità di pioggia all'interno del comune, il centro in questo caso in un'ora ha ricevuto 45-50 mm, in periferia 5 e siamo sempre nello stesso territorio comunale, quindi qui si vede meglio. Questo è totale in 3 ore cumulata, quindi ore della giornata, adesso vediamo i numeri, quindi anche qui il centro ha ricevuto 60 mm in poche ore. Scusi, sempre capita questa roba. Perché il centro capita? Ah, è stato un caso? Casuale. Ad esempio, però, dopo vi mostro anche Adria. Vedete, questo è il vistogramma di precipitazione ogni mezz'ora. Quindi ha piovuto pochissimo, in 2 ore ha piovuto 60 mm. È chiaro che le fognature faticano a reggere l'evento estremo. Guardate di fuori del comune, in questo caso qui non ha nemmeno piovuto. Questa è la stessa cosa successa ad Adria nel 2018, in un giorno sono scesi 95 mm di pioggia, teniamo conto che sono 800 circa mm in un anno. Il tempo di ritorno che vedete è la frequenza teorica che quell'evento si possa ripetere, cioè ogni quanto tempo possiamo aspettarci di avere 95 mm di pioggia in 3 ore? Ogni 50-100 anni secondo le nostre annali statistici che abbiamo nell'ultimo secolo. Purtroppo non sarà più così perché il cambiamento climatico influenza l'intensità, quindi ci aspettiamo in realtà un tempo di ritorno che non sarà più di 50 anni ma sarà molto inferiore. Forse non ha più nemmeno senso parlare di tempo di ritorno perché non sappiamo cosa succederà e le nostre valutazioni sono fatte su un sistema cronometrico che non esiste più. Addirittura il cumulato sulle 3 ore
a Valliera su 100-200 anni, perché anche le due località dello stesso comune hanno avuto precipitazioni leggermente diverse. Ulteriori fattori che ci aiutano o non ci aiutano, l'orografia del territorio, il Polecine è un territorio pianeggiante, necessita di sollevamento, quindi abbiamo problemi di sollevamento dell'acqua, al tempo stesso non abbiamo problemi di portate che possono derivare da orografie montane con flussi di acqua importanti, quindi pro e contro. Abbiamo fatto delle scelte urbanistiche in passato, abbiamo fatto dei piani interrati che forse adesso ci siamo pentiti e abbiamo esteso anche i nostri territori in maniera non, non predittiva rispetto a quello che sarebbe successo. Comunque abbiamo degli agglomerati poco estesi e per fortuna riusciamo quindi a fare delle scelte abbastanza semplici. Cosa succede quindi quando ci sono quegli eventi lì? Aree urbane soggette ad allagamento. Succede una volta ogni tot anni, si spera, le zone sono un po' sempre quelle, però chi abita qui è infastidito. Piazza Mogherini. Ecco, cosa stiamo facendo? In Polesia stiamo facendo da 2 anni un rilievo di tutti i pozzetti della fognatura, sia a livello planimetrico che altimetrico, per capire poi bene come fare dei modelli matematici sulle nuove precipitazioni. Un lavoro impegnativo dura 4 anni. Questo è uno dei risultati dell'area di commento, dovrebbe essere questa, che è una delle zone che ha vari problemi. Successivamente quindi faremo un modello, anzi per alcune zone abbiamo già fatto, un modello di calcolo che ci permette di associare all'intensità di precipitazioni i flussi d'acqua all'interno delle fognature e quindi generare probabilmente delle soluzioni come degli schieratori che adesso non esistono per smaltire l'acqua prima che arrivi il rigurgito. Questo è un lavoro che è già in esecuzione, che stiamo facendo, anzi che sta facendo il Comune di Rovigo in maniera lungimirante, più o meno collegato con noi nella gestione, perché diciamo esiste un limite di competenza che il gestore gestisce le fognature fino allo sfioratore. Lo sfioratore in avanti è di competenza comunale o dei consorzi di bonifica. Piazza Ungheria, che avete visto prima, è una delle zone più soggette all'allagamento del comune. Stanno facendo in questo periodo dei lavori per fare un impianto di pompaggio che poi convoglia attraverso una condotta l'acqua sullo scolo Rettinella dietro Cristallo, per dirci. È chiaro che questo è un impianto in pressione perché le quote non consentivano di scolare. Per fortuna lo scolo Rettinella ha capacità di assorbimento di questa portata ulteriore, perché altre soluzioni che avevamo prospettato non sono state possibili per difficoltà anche dello scolo recettore del consorzio. Questo è un altro lavoro che stiamo progettando con il Comune di Occhiobello, che è un altro territorio soggetto ad allagamenti su corso Berlinguer, prima del depuratore, e in questo caso il consorzio aveva comunque problemi di recezione dell'acqua e quindi faremo un sollevamento di sfioro con una vasca di laminazione, così da non gravare sul corpo recettore finale. Questa è la fognatura di cui se avete domande. Faccio depuratori. Depuratori. I depuratori in questo caso partono dai numeri di Acque Venete, gestiamo 143 depuratori con potenzialità di 700.000 abitanti equivalenti. Qui li ho divisi poi per la grandezza, ma li guardiamo meglio sulla planimetria che è più divertente. Vi dicevo prima, gli abitanti gestiti da Acque Venete sono circa 500.000. Abbiamo 700.000 di potenzialità
di potenzialità, perché ci è venuto comunque un margine di sicurezza e alcuni impianti sono già dimensionati per poi essere dismessi, ma finché non li dismettiamo abbiamo il doppio. Però per ricevere le fognature dobbiamo prima partire dal dimensionamento e dall'adeguamento dei depuratori. Partiamo da quelle più piccole, quelle blu sono nel territorio padovano, quelle gialle chiaramente nel territorio foresano, l'ho fatta così anche per due considerazioni. Vedete la dislocazione diversa che c'è tra l'area nord e l'area sud, nell'area padovana sono concentrate nella zona di Colli Vicentini, a parte due o tre punti a Barbona, per come piccolo che abbiamo, mentre nel territorio foresano, anche per sua tipicità, sono abbastanza distribuite. Impianti con potenzialità inferiore a 2000 ce ne sono molti di più sempre in Polesine, perché in area padovana si è cercato di collettarli verso impianti più grossi, sono già state fatte queste azioni. Il numero di depuratori tra 2000 e 10.000 più o meno simile, anche quello tra 10.000 e 50.000, e Rovigo ha tre impianti grossi che sono Rovigo, Porto Viro e Castelmassa. Castelmassa perché facciamo anche un servizio di depurazione di attività industriali, di un'attività molto importante che quindi viene depurata dal nostro depuratore. Rovigo è baricentrico, è già dimensionato per ricevere depuratori della zona limitrofa. Porto Viro negli anni ha già ricevuto contributi da comuni limitrofi e quindi è già uno dei depuratori più grandi che abbiamo. Questa è la visione di insieme per capire quanti depuratori abbiamo nel territorio. Abbiamo anche la possibilità di ricevere reflui tramite autobotte per gli utenti non collegati al depuratore, quindi coloro che hanno il loro sistema di trattamento privato possono venire in questi punti dove ci sono le frecce, sono i nostri depuratori adibiti a trattamento di reflui su gomma. Qua abbiamo messo un po' di numeri tanto per far capire l'efficienza dei nostri impianti, insomma, poi anche chi ci scrive, ha fatto la presentazione con un po' di soddisfazione, vedete i parametri che fanno da riferimento per l'efficienza depurativa, sono il DO10, il DIL, l'azoto, il fosforo e sono tutti abbattimenti superiori al 90, per il DO10, il DIL, per l'azoto, che è un po' più difficile, siamo sull'80%. Il fosforo viene trattato con dei reagenti chimici a una percentuale comunque abbastanza elevata, certo che dal punto di vista anche ambientale spingere reagenti chimici per trattare il fosforo non è proprio il massimo. Quanti campioni facciamo? C'è scritto qui, quindi 19.000 campioni all'anno, 130.000 parametri di controllo di depuratore. Qui abbiamo fatto, perché è un po' tardino, avevo fatto vedere lo schema del processo depurativo, che però mi sembra possiamo anche andare oltre. Ve lo faccio vedere solo velocemente per capire la differenza. Le vasche IMO fanno solo due trattamenti, un primario e una sedimentazione, e banalmente è una vasca di sedimentazione. Beh, no, quelle non fanno parte, cioè, IMO vuol dire che si depurano lì. Sedimentano, sì. Quindi già si depurano lì, fanno una sedimentazione. È chiaro che le vasche IMO le abbiamo e sono consentite solo fino a un certo numero di tanti equivalenti, 100, 200, non c'è più di un numero di utenti di quel numero lì, devi fare un'ossidazione, che è lo step successivo, sedimentazione primaria, ossidazione biologica, tutti gli impianti sopra 2000, sotto i 2000 hanno questo sistema qui, vi faccio vedere la foto, ecco. Sono delle vasche semplici in cui avviene un'ossidazione del sistema. Andiamo oltre, quindi sopra i 2000, diciamo, ho semplificato, fino a 10.000 c'è anche la denitrificazione e un dispersimento dei fanghi, vi faccio vedere una foto, questo è l'impianto di Villadoso ad esempio, per cui iniziano a aumentare il numero di vasche. Sopra i 10.000 abbiamo anche il sistema di trattamento fanghi, questo è occhio bello, vedete, iniziano ad essere volumi e vasche superiori. Ho fatto un esempio poi anche di
del depuratore di Santa Pollinare, che è quello più grande che abbiamo, un sedimentatore primario che è stato scoperto. Facciamo un po' di foto, ecco, io attacco, ho fatto la foto per ognuno, se siete interessati ve la faccio vedere. Questo è il trattamento primario, una vasca che trattiene i primi inquinanti. Alcune comparti per il trattamento della sabbia e degli oli. In questo caso abbiamo anche la ricezione dei bottini, quindi i camion che recuperano l'acqua delle abitazioni vengono direttamente qui e scaricano il retro, viene trattato congiuntamente. Il vero cuore dell'impianto è l'ossidazione, vedete ci sono dei compressori che forniscono acqua, che forniscono aria al sistema di fanghi, cioè i batteri lì dentro che mangiano, diciamo, i nutrienti, alternato a uno stato anossico dove ci sono batteri di altro tipo che agiscono sull'azoto, quindi alterniamo le due fasi. Sedimentazione secondaria dove poi trattiamo il fango, la preuscita di questo colore qua e lo scarico finale subisce un ulteriore trattamento di disinfezione tramite delle lampade a UV, quindi l'equivalente della clorazione viene fatta da delle lampade ultraviolette. La clorazione in Veneto non è più consentita. Vengono prodotti molti fanghi da questo sistema, che vengono trattati da alcune centrifughe e poi smaltiti in idonei siti. La voce di costo di trattamento dei fanghi per la Veneta è la seconda voce di costo dopo l'energia elettrica, e quindi è quella sulla quale stiamo pensando di intervenire. Questo è un po' di foto che non avesse visto del depuratore di Santa Polinare, che comprende tutte queste vasche, questi comparti di cui vi accennavo. Qua anche un po' di numeri, però li vado via veloce. Ecco, queste sono le portate negli anni 2022. Faccio solo un ragionamento, la media annua. Guardate, 22 è diminuita bene rispetto al 2020, perché l'anno è succitoso, come penso abbiamo scritto. Però gli eventi minimo e massimo sono in aumento, quindi è collegata alla precipitazione, no? Quindi mediamente piove di meno e quindi arriva meno acqua al depuratore, ma le giornate di minima e di massima sono aumentate, perché l'intensità di pioggia che poi ha portato al depuratore è aumentata. Ecco, questi sono i tre parametri principali che dobbiamo tenere sotto controllo, VOD, COD e ammoniaca. Allora, questi sono i valori in ingresso rispetto al teorico. Il teorico è la linea rossa che vedete, il blu sono le analisi, quindi i valori di ingresso. C'è stato uno scarico anomalo di VOD verso febbraio 2022. Non so dirvi perché, sono cose che stanno investigando, ma questo è lo stesso del COD, più o meno venuto nello stesso periodo. Quindi. E per l'azoto ammoniacale invece è un po' diverso, perché la fognatura fa comunque un effetto di trattamento, di trasformazione dei nutrienti. Però quello che interessa a noi non è l'ingresso, ma è l'uscita. E l'uscita, la concentrazione del BOD è abbondantemente sotto il valore di legge, quindi 25, ma siamo sempre sotto il 100. Il COD, che è l'equivalente del BOD dal punto di vista chimico, abbiamo gli stessi numeri, e l'ammoniaca, anche qui l'impianto è stato efficientato, quindi abbiamo sempre un bel margine di sicurezza. Questo ci consente anche di tenere l'impianto efficiente anche in caso di rotture o di errori dell'operatore. Sono sempre al limite, corremo questo rischio. Quindi le percentuali di abbattimento che poi vengono inviate anche in regione sono dell'ordine del 99 per il BOD, 94 90, e 96 per gli altri due parametri, quindi molto elevate. E questi sono i numeri che vi dicevo prima, quindi noi ogni giorno facciamo analisi ingresso uscita di temperatura, pH, redox, e anche le componenti dell'azoto e il COD per capire il livello gestionale, se l'impianto sta andando bene.
Due volte a settimana i campioni vengono prelevati e portati al laboratorio di Nocerice per l'analisi completa di come si dati i parametri di depurazione. Un totale di 770 campioni in un anno e 5.000 parametri. Questo era un po' più tecnico, solo più un po' veloce. Perché... Per finire vi mostrerei in velocità due foto dei lavori che stiamo facendo e anche alcuni comparti, come erano e come sono dopo i nostri interventi. Questo è un impianto di depurazione di Tolle, è sotto i 2000 abitanti, quindi basta una piccola vasca, stiamo facendo l'ampliamento del depuratore perché il depuratore che non vedete qui ha avuto dei cedimenti strutturali negli anni. Questo è l'impianto di depurazione di Villanova del Gheppo, già realizzato ed è in funzione da qualche mese. E anche qui sono tutti ampliamenti, non sono impianti nuovi, questo è un impianto che ha una tecnologia un po' diversa dal solito, con il suo quadro elettrico. Stiamo facendo un ampliamento del depuratore di Fies Umbertiano, questa è una foto di qualche mese fa. Questo è il comparto della centrale di potabilizzazione di Badia Polesine. Vi accennavo prima che stiamo facendo interventi sul criterio centrale per limitare conseguenze di eventi estremi. Questo è il primo comparto della filiera acquedottistica del chiarifocuratore che ci consente in eventi estremi come quello del 2018 di non chiudere, speriamo, la centrale come è successo a Rovigo per due giorni. Questi sono ulteriori quattro comparti della centrale di Pavia, un sistema di piping nuovo, il quadro elettrico nuovo e la nuova gestione di valvole saracinesche. Questo è attivo? No, questo qual è? Con il pipe dei carboniattivi? Il pipe dei carboniattivi. Questa è la condotta Villa Marzano Chiovello che vedete lungo l'autostrada. E proprio questo è il sistema, l'equivalente del sistema che vi descrivevo prima sull'attraversamento del Po. Qui lo stanno facendo su Canal Bianco. Questo non è il Canal Bianco, è un altro scolo che c'è prima, non mi ricordo il nome. Forse il collettore. Forse il collettore, forse il collettore. Quindi vedete che stanno infilando una condotta già sfilata sul, sul piano campagna all'interno del, del terreno. Invece, qualora non si voglia fare la federazione, è anche costosa, viene posato un tubo sifone che stanno mettendo in questo caso. Questo è il tubo invece di spinta della federazione. Ecco, vedete il sistema che trivella, c'è quell'asta arancione con un sistema di alesatura. E questo è il pozzo di spinta. Vedete quanto grande è il serratore. E questo è il tubo che viene spinto o tirato, dipende, prima viene spinto e poi tirato. Poi vi faccio vedere un po' di foto che non si fanno molto onore, ma secondo me alla fine bisogna vedere. La centrale di Boala, come erano i filtri qualche anno fa, a sinistra, è come sono adesso. Questa è l'infrastruttura, perché l'infrastruttura idrica necessita di molti investimenti, questa forse è quando aveva 20-30 anni, non so. Poi abbiamo fatto anche i ballatoi per la manutenzione in sicurezza dei filtri. Questa era quella di Badia, abbiamo fatto lo stesso lavoro. Questo è Castelnuovo Mariano. Questo era un sollevamento fognario, senza recinzione, senza niente. No, terra non so dove sia, forse vicino a Milano. Fratta. Villanova del Gheppo, pratica, anche se lei è comune del Fratta. Comune di Fratta. È da qua, a chiesa del Villanova del Gheppo. Quindi anche qui abbiamo fatto piccoli interventi, ma che comunque mettono ordine all'infrastruttura e danno un po' di decoro al sistema. Anche se poi i pensili negli anni hanno avuto problemi di scostatura esterna, abbiamo dovuto rifare quindi questo con il peso verdiano, sono lavori stati impegnativi, di un'altra cesta. Questo è l'equivalente di Rosolino. Ecco, se avete altre domande, quindi avete... finanziamento da parte del PNRR,
Allora, in questo momento non abbiamo finanziamento del PNRR sulla zona Polesana. Abbiamo avuto un finanziamento nella zona padovana per la ricerca perdite. Poi posso mostrarvelo. Abbiamo però partecipato, siamo stati in realtà ammessi a contributo ma non finanziati nell'area polesana. Vuol dire che il progetto che abbiamo presentato è stato ritenuto idoneo, ma sono finiti i fondi in questo momento. Speriamo di arrivare in graduatoria, siamo qualche punto sotto l'ultimo, se ci sono più i fondi dovrebbero finanziarci. E due progetti di fognatura sono stati presentati tramite la regione e sono in fase di valutazione, quindi non sappiamo se si finanzieranno ancora oppure no, non so nessuno, ancora la parte fognaria non è ancora stata affrontata da Roma. E basta. Diciamo che tutti i bandi che sono stati pubblicati nel settore idrico abbiamo partecipato, le proposte le abbiamo presentate, poi come diceva l'ingegner Mila, alcune non sono andate a buon fine, altre sono in attesa di conclusione dell'istruttoria. Sì, perché è andata bene la parte padovana rispetto alla parte lodigina? Non lo sappiamo, ma abbiamo il dubbio che la parte padovana, abbiamo presentato il bando assieme ai nostri colleghi del lato Bacchiglione, quindi il lato è tre volte più grande di quello polesano, quindi può darsi che anche un'economia di scala abbia fatto la differenza. Avere un'autorità all'ambito solo su Polesine ha dei numeri piccoli e abbiamo visto che il PNRR sta finanziando numeri grandi. Uno dei parametri sulla base dei quali si misura la bontà di un progetto è il beneficio ambientale che porterà all'intervento e quindi avere lunghe condotte che servono pochi utenti nel caso delle perdite, il beneficio ambientale a parità di risorse impiegate è minore rispetto a territori più densamente abitati dove per uno stesso importo si ottiene un beneficio ambientale in termini di acqua risparmiata. Bene. Io Riccardo domanda. Sì. Buonasera, intanto grazie del suo intervento. E volevo chiedere una cosa. Io abito a Rovigo ma sono nata a Montagnana e ho abitato a Montagnana fino al 26esimo anno d'età. Qualche anno fa mi è arrivata la proposta di uno screening da fare a Noventa Vicentina perché sono state analizzate le acque del Montagnanese e del Vicentino. Sì. Per me e per tutta la mia famiglia, quindi nessun problema, tutto a posto. Volevo sapere se è previsto uno screening di questo tipo per le acque del Rodigino. No, e per l'abitazione del Rodigino e se abbiamo problemi nella nostra falda acquifera di questo tipo nel nostro territorio. Sì. Allora, non è previsto, allora, premesso che è competenza del RUS, okay, quindi io riporto informazioni dirette. E non è previsto nel nostro territorio perché non c'è una contaminazione come quella che è stata trovata nelle Montagnanese. Quindi lo screening hanno fatto per capire il bioaccumulo delle persone su una sostanza che non si conosceva, il PFAS. Nessun largo tempo, tra l'altro. Esattamente. Quindi è servito per capire anche le conseguenze di quella sostanza ingerita dalle persone. Stanno facendo vari studi, però è la sanità che se ne occupa. E da noi e da tutti gli altri acquedotti non c'è questa necessità perché, fino a poco contrario, le nostre acque sono assolutamente potabili, controllate da noi e dall'autorità di controllo e sui parametri che conosciamo non c'è nessun problema, quindi non c'è necessario fare uno screening. Non sarebbe neanche cosa posso controllare, mi verrebbe da dire. Della differenza un'acqua superficiale e poi succedono inquinamenti repentini, no? Dopo no? Se l'inquinamento passano via. Il problema invece delle falde, quando si chiude una falda poi non si rinnova. Questo è il grosso, e quindi sulle falde c'è un accumulo e quando poi questo accumulo non si può lavare la falda per rigenerarsi a un giorno di anni e anni e anni. Mentre il fiume si inquina ma poi blocchi la depurazione per qualche settimana e ci sono comunque delle tracce linee che vengono perché poi sui fiumi viene limitato dalle falde, quindi non è che però sono sostanze, sono parametri concentrazioni diverse. L'ultima conferenza che quando è?
mi fai una memoria. Devo essere il 28 aprile. Ci sarà il responsabile del laboratorio di acque verde, la dottoressa Anna Moschini, che parlerà proprio della differenza tra acque potabili e acque minerali. E quindi farà proprio un approfondimento sulle tematiche di qualità anche delle nostre acque. Acque verde è un laboratorio molto evoluto, che alimentato proprio essendo il PFAS, nel senso che mi ha consentito di finanziare un laboratorio che oggi è molto, molto evoluto. Quindi abbiamo questa, nell'ultima conferenza del ciclo, ci sarà la responsabile del laboratorio che darà le informazioni dirette.